Questo programma è offerto da Buona domenica e benvenuti all'appuntamento con il VG8 7 giorni, contenitore di quelli che sono i servizi più importanti della settimana. Lunedì 24 febbraio abbiamo parlato di un incidente in cui purtroppo ha perso la vita un giovane misilmerese, mentre martedì 25 febbraio, operazione Cala Spa, 27 uomini arrestati. Guardiamo i servizi. Palermo, incidente stradale. Sabato notte di sangue lungo viale Regione Siciliana a Palermo, attorno alle 5 del mattino. Vittima stavolta un 27enne residente a Misilmeri. Per Roberto Milito, questo è il nome della vittima, non c'è stato nulla da fare. Infatti, il ragazzo è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, mentre il passeggero, Antonio Sucato, che viaggiava con lui, resta ancora ricoverato in condizioni critiche al civico di Palermo. L'auto su cui viaggiavano i due, una Peugeot 206, si è schiantata violentemente contro un albero all'altezza di via Perpignano in direzione Catania, finendo poi accartocciata su se stessa. Sul posto, i vigili del fuoco hanno estratto la salma del giovane Roberto, che era rimasta incastrata dopo l'impatto. Il PM Anna Maria Piccozzi ha prontamente aperto un'inchiesta per verificare ed accertare tutte le eventuali cause che hanno scatenato questo incidente, che ad oggi è il terzo avvenuto dall'inizio dell'anno. A Misilmeri è già polemica, infatti non sembra che il cordoglio ed il minuto di silenzio previsto per l'inizio della sfilata dei carri, voluto dall'amministrazione comunale, abbia placato le roventi discussioni, dato che parte della cittadinanza chiede di annullare in toto la cerimonia. Palermo, operazione Cala S.P.A. Latitante, la mente dell'organizzazione. Dopo anni di silenzio, il clan mafioso di Villabate ritorna nel mirino giudiziario. Secondo il procuratore aggiunto di Palermo, Dino Petralia, nel 2009 i boss di Villabate avrebbero tentato una truffa pari a 40 milioni di euro ai danni del Montepaschi di Siena. Necessarie sono state le intercettazioni al figlio del boss Nino Mandalà. A capo della banda, composta da colletti bianchi e hacker professionisti, vi era l'avvocato Alfredo Tortorici. La componevano Nino Mandalà, Dario Dumas, Eustachio Fontana, Francesco Spataro, Calogero Marino, Francesco Scimone, Natale D'Amico, Antonio Atria, Francesco Ilari, Andrea Giuseppe Mandalà, Paolo Porisensi, Roberto De Ponte, Nicola Staggi, Giovanni Perrone, Germano Zarrosso, Alessandro Feo, Francesco Sanchez, Matteo Licari. È stato prezioso il contributo del collaboratore di giustizia impiegato di banca Francesco Spataro, indagato per una rapina di 2 milioni di lire nel 1995 e poi assolto. Complice alla losca vicenda anche l'avvocato Atria di Castelvetrano, paese di Matteo Messina Denaro. Il pentito ex impiegato di banca Francesco Campanella era sicuro di arrivare ai conti di Spoto. Dopo 4 anni di accertamenti, gli uomini guidati dal colonnello Salvatore Altavilla hanno fatto luce sulla fitta rete che riguardava anche 8 aziende agricole. Carini, la storia infinita della morte apparente. I figli di Grazia Bruno non si sono ancora rassegnati alla morte della madre e continuano a sostenere che si tratti di un caso di morte apparente. La donna, residente a Carini, per cause ancora poco chiare, non ha subito il rigor mortis ed i figli si sono così convinti che la loro madre non sia in realtà deceduta, nonostante l'elettrocardiogramma dica esattamente il contrario. Dopo un tira e molla con l'amministrazione comunale, terminato con un'istanza che ne ordinava la chiusura della bara e la sepoltura, la famiglia ha celebrato i funerali, chiedendo però di riesaminare il corpo. La bara resterà così fino a mercoledì nel deposito del cimitero del paesino in provincia di Palermo, proprio per escludere qualsiasi altra ipotesi e dare ai familiari, ancora increduli, la certezza della morte della loro congiunta. Palermo, giustizia definitiva per il piccolo di Matteo.
Confermato l'ergastolo per i boss mafiosi Giuseppe Graviano e Salvatore Benigno, accusati dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, rapito nel 1993 e sciolto nell'acido nel 1996, con l'intento di costringere il padre a non pentirsi e rimanere nell'organizzazione criminale mafiosa Cosa Nostra. Il piccolo era stato portato via dal maneggio dove si allenava da Spatuzza, Salvatore Grigoli, Benigno, Giacalone e Giuliano. Proprio Spatuzza nel 2008 parlò del sequestro e delle fasi di prigionia e permise di dare a questa vicenda i colpevoli definitivi. Monreale, aggiudicati i lavori del palazzo dell'ex pretura. L'impresa Codimar SRL di Misimmeri si è aggiudicati i lavori per la ristrutturazione del palazzo dell'ex pretura, che avranno una durata di circa 65 giorni, con uno stanziamento complessivo pari a 45.110 euro. Gli interventi prevedono la dismissione dell'attuale impianto elettrico, il suo rifacimento secondo la normativa CE, insieme al rifacimento dell'impianto di illuminazione e di collegamento dati, sotto la direzione tecnica dell'ingegnere Vincenzo Iannazza. La notizia è stata resa nota dal sindaco di Monreale, Filippo Di Matteo, il quale ha dichiarato: «Finalmente si dà il via ad un progetto importante, in quanto al termine dei lavori i locali saranno destinati agli uffici della pubblica amministrazione. L'edificio, che ospita già altri uffici comunali, quali l'anagrafe e lo stato civile, in passato è stato utilizzato anche come sede della pretura, dove vi hanno lavorato giudici importanti, fra i quali Paolo Borsellino, che iniziò i primi anni della sua carriera proprio a Monreale». Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati dal primo stacco pubblicitario. Mercoledì 26 febbraio, Bagheria e Casteldaccia si sono incontrate per la marcia antimafia in commemorazione di quella avvenuta il 26 febbraio 1983. Mentre giovedì è arrivata finalmente l'ardua sentenza per Caruso, che è stato condannato all'ergastolo dopo l'omicidio di Petrucci. Guardiamo i servizi. Bagheria e Casteldaccia, manifestazione antimafia. Stamattina tantissime sono state le scuole, le istituzioni pubbliche, che sono accorse e intervenute per l'inaugurazione della strada provinciale dedicata ai 30 anni della marcia antimafia. Presenti a questa importante manifestazione, il sindaco di Bagheria, il sindaco di Casteldaccia e il vice sindaco di Villabate, organizzata dal Centro Studi Pio La Torre. Alle mie spalle il corteo si sta spostando verso la targa inaugurale, che sicuramente chiuderà questa manifestazione in ricordo di questa marcia chiaramente di 30 anni fa. Questa strada infatti fu percorsa dalla società civile per dire no a ogni forma di criminalità organizzata. Vice sindaco, un'importante manifestazione per ricordare soprattutto, ma per far rivivere ovviamente quei momenti così forti, significativi della marcia di 30 anni fa. L'amministrazione comunale sta organizzando questa iniziativa, il vice sindaco cosa aggiunge? È un appuntamento importantissimo che ricorda una stagione bruttissima della nostra storia, quando 31 anni fa Casteldaccia era uno dei vertici del triangolo della morte. 31 anni fa la coscienza della lotta antimafiosa si spostò dalle aule dei tribunali nella coscienza dei cittadini,
ed è giusto rivivere quel momento di grande mobilitazione che credo abbia cambiato la storia della lotta alla mafia, quindi non solo il sacrificio di pochi uomini, di pochi magistrati, ma una sollevazione popolare, una presa in carico popolare. È importante continuare nella testimonianza, che da sola non è solo retorica, ma ha un valore pedagogico per insegnare alle giovani generazioni il significato di questi avvenimenti. Lei 30 anni fa c'era, che ricordo ha? Io ero tra gli organizzatori, fu un momento esaltante vedere tanta gente che per la prima volta sfidava la paura della mafia. La parola mafia fino a qualche giorno prima, 31 anni fa, si diceva sottovoce, non si aveva il coraggio di parlare chiaramente di mafia. Da quel momento in poi è cambiato l'approccio al problema, il modo di sentire questa grave tragedia che blocca lo sviluppo e il progresso della nostra isola. Quindi addirittura lei organizzò questa manifestazione? Ero giovane, ero abbastanza giovane. Era impensabile che un'amministrazione dopo 30 anni si schierasse in modo evidente e chiaro contro la mafia. Io allora non ero un amministratore. Dico, ma oggi a mente serena, dico, ricordare che dopo 30 anni una manifestazione del genere, era impensabile che un comune si schierasse in modo così forte contro la mafia. Ma certamente fu un fatto epocale proprio per questo motivo. Noi costringemmo i sindaci a salire sul palco e a dire una parola chiara contro la mafia. Quello fu un grande evento storico, un grande cambio di strategia. Io ero giovanissimo, dato una mano e partecipavo al comitato di lotta alla mafia che era stato fondato dai preti del distretto Casteldaccia, padre Cosimo Scordato che era l'ispiratore, e partecipai a quella marcia che veramente è un ricordo che scalda il cuore, ma che oggi ha un valore importantissimo, sentendo questi bambini che parlano, è qualcosa di veramente eccezionale. Un momento davvero importante questo, il ricordo di questa marcia e soprattutto la scopertura di questa importante targa che ricorda questa marcia. Cosa vuole aggiungere lei? Niente, che è fondamentale semplicemente ricordare che è stata la rivolta di uomini che senza mascherarsi hanno marciato contro la criminalità mafiosa. E vedere oggi questi giovani qua, questi ragazzi, è bello, è come vedere le loro facce pulite, belle, radiose. Mi sembra quasi di guardare quei giovani di 30 anni fa che marciavano e lottavano a viso scoperto. E io auguro a questi giovani di vivere un mondo in pace, senza la mafia, e vedere questo cancro sconfitto definitivamente, grazie anche a loro. E quindi, come ho sempre detto, anche e soprattutto la cultura è fondamentale per cambiare mentalità totale e sconvincere la mafia. 30 anni sono stati l'anno scorso e l'abbiamo ricordato con una riedizione della marcia alla quale partecipavano i genitori, i ragazzi di allora che sono diventati genitori con i figli che appunto i ragazzi delle scuole medie superiori che hanno partecipato l'anno scorso. Quest'anno, avendo l'anno scorso chiesto l'intitolazione della strada alla marcia antimafia appunto il 26 febbraio 1983, la provincia ha accettato l'invito. La strada da questo momento è intitolata alla marcia antimafia 26 febbraio 1983, cioè data simbolo, come noi abbiamo detto nel paragone, un po' forzato ma ha questo significato, come lo fu il 1848 per la prima rivoluzione democratica della Sicilia, come lo fu il 24 maggio per l'Italia, come lo fu il 25 aprile 1945 la liberazione dell'Italia dal nazifascismo e la nascita del primo Stato democratico repubblicano dell'Italia. Questa deve diventare una data simbolo, cioè la data che segna la rivolta popolare di questa zona contro l'intimidazione e la repressione mafiosa. Ed è avuto un successo, che sia la legislazione antimafia, sia la confisca dei beni ai mafiosi e così via, hanno fatto strada, e grazie anche a questo movimento che è stato poi diffuso in tutta la Sicilia e in tutto il paese. Grazie al fatto che aveva una caratteristica, credenti e non credenti, laici e religiosi, opinioni politiche diverse, si sono messi insieme per un'antimafia trasversale che poneva il problema di una democrazia compiuta. Una democrazia compiuta non può tollerare alcun potere occulto. Ma perché ancora parliamo di mafia? Perché l'intreccio pernicioso tra mafia, affari e politica ancora non è stato dissolto, non è stato rotto. Continua la battaglia, continua la marcia perché questo avvenga. Villa Abate è qui per partecipare a questa manifestazione, tantissimi amministratori. Voi che cosa volete aggiungere?
Noi vogliamo dare la nostra testimonianza, la nostra presenza. Oggi siamo qui con una delegazione ufficiale del Comune ed è importante questo, che le istituzioni siano presenti. Siamo qui con alcune scuole di Villabate e soprattutto con le associazioni. C'è una volontà in paese di cambiare, di dare riscatto al nostro territorio e su questo siamo tutti concentrati e uniti. Vogliamo che Villabate, Bagheria, Ficarazzi possano cambiare, possano essere territori in cui i giovani possano avere spazio e possano affrancarsi da un sottosviluppo e da un retroterra culturale mafioso che negli anni ha contraddistinto e pesantemente condizionato questi paesi. E anche le scuole hanno voluto partecipare a questo corteo antimafia a cui tenevamo tantissimo essere presenti. Infatti c'è anche il nostro Confalone con la rappresentanza del comando dei vigili urbani villabatesi. Lei pensa che con un piccolo, facendo un piccolo, qualcosa possa cambiare? Certo, un piccolo contributo, anche che quello che può essere un corteo, è un segnale importante per la nostra comunità. Bagheria e Casteldaccia fanno parte appunto di questa manifestazione e sono tra gli organizzatori. Cosa ne pensa? Ma noi 31 anni fa queste comunità nostre di Bagheria e Casteldaccia hanno detto no a un metodo, a una cultura, a un modo di fare che era impregnato di valori mafiosi. Oggi ricordiamo questo evento perché dobbiamo rinnovare la presa di consapevolezza, perché quel momento è stato un momento di discontinuità forte. Abbiamo il dovere, in qualità di rappresentante delle nostre comunità, di essere presente e di dire no al sistema della prevaricazione, dell'omertà e al non rispetto delle regole. Allora ognuno deve fare la sua parte. La presenza dei giovani qui significa questo: sono quelli più sensibili, sono le generazioni future e a queste generazioni dobbiamo trasferire questi valori. Ecco qual è il significato di questa manifestazione e della nostra presenza. Secondo lei la cultura dell'antimafia a che punto è? Ma abbiamo fatto molto passi avanti, ma ancora molta strada c'è da fare. Continuiamo così, io penso che nel giro di un ventennio chi ci sarà dopo avrà una maggiore sensibilità verso la cosa pubblica, verso il senso dell'appartenenza e avremo anche una società migliore. Ma dipende da quello che facciamo oggi e da come riusciamo a trasferire alle nuove generazioni questi valori. Palermo, omicidio Petrucci, ergastolo per Caruso. Il GIP Daniela Cardamone condanna l'ergastolo Samuele Caruso per l'omicidio di Carmela Petrucci, la giovane studentessa palermitana di 17 anni, uccisa il 19 ottobre del 2012 nel tentativo di difendere la sorella Lucia. Quel maledetto giorno, Caruso, che non si era arreso alla rottura da Lucia Petrucci, aspettò la ragazza sotto casa in via Orditore, armato di coltello. Mentre Lucia sopravvisse miracolosamente, la piccola Carmela perse la vita. Secondo la perizia dell'accusa, l'omicida, al momento dell'uccisione, era capace di intendere e di volere. Caruso, inoltre, è stato condannato a versare una provvisionale di 500.000 euro alla famiglia della vittima, che ieri era presente in aula in attesa della sentenza. Bagheria. Intimidazioni a un assessore. L'assessore Gaetano D'Agati, nelle ultime settimane, è stato vittima di almeno 6 atti intimidatori. A rivelarlo è stato il sindaco Vincenzo Lomeo nel corso del Consiglio Comunale dedicato al caso del ritrovamento delle bare bruciate al cimitero. Contro D'Agati sono stati emessi a segno diversi piccoli danneggiamenti alla casa di campagna, scritte intimidatorie e recentemente anche il recapito di una lettera dai toni pesanti. L'amministrazione, il Consiglio Comunale e Circoscrizionale, intanto, esprimono la loro vicinanza all'assessore, con la consapevolezza che l'attività istituzionale andrà comunque avanti e non sarà condizionata da atti vili e intimidatori. Misilmeri. A scuola di legalità, successo per il progetto dell'Associazione Culturale Sicilitudine. L'associazione socioculturale a sfondo antimafioso nasce nell'agosto del 2013 da un gruppo di giovanissimi misilmeresi, mossi da un senso di responsabilità civica e rivalsa nei confronti di una società in cui è alto il tasso di illegalità, decidono di impegnarsi nel sociale cercando di sensibilizzare soprattutto i più piccoli.
motivo per cui il primo progetto, frutto di una collaborazione con Libera, consiste in degli incontri con alcune classi delle scuole medie di Misilmeri e Portella di Mare. Durante questi incontri i ragazzi affrontano l'argomento mafia, producendo poi degli elaborati su delle figure di spicco dell'antimafia. Questi lavori a sua volta saranno mostrati al pubblico giorno 21 marzo, giornata della memoria delle vittime di mafia, che sarà alla Scuola Media Centrale Cosmo Guastella di Misilmeri. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Ben rientrati in studio. Venerdì per Nike, la ragazza trovata morta e carbonizzata nelle campagne misilmeresi, si sono finalmente celebrati i funerali dopo 2 anni di detenzione in un frigorifero al Policlinico di Palermo. Mentre sabato a Trapani sono state sequestrate 18 tonnellate di droga. Guardiamo insieme i servizi. Palermo. Dopo 2 anni in un frigorifero, oggi i funerali di Nike. Finalmente avverrà oggi la sepoltura della ventenne nigeriana trovata morta nelle campagne misilmeresi il 2 dicembre 2011. Un uomo, dopo averla caricata sul suo furgone e portata a Misilmeri, la uccise nelle campagne del paese. Dell'omicidio fu accusato un operaio di 58 anni di Belmonte Mezzagno, che alcuni mesi dopo l'arresto si suicidò in carcere. Da allora il corpo è rimasto in una cella frigorifera dell'Istituto di Medicina Legale e per lentezze burocratiche non è mai stato seppellito. La sua era stata una vita di sfruttamento, che a soli 20 anni l'aveva già segnata profondamente. Nike voleva migliorare la sua vita sposandosi, abbandonando il marciapiede, il parco della Favorita nello specifico, dove si prostituiva. È stata uccisa, bruciata e trovata carbonizzata dai carabinieri, ma nemmeno da morta ha trovato pace. La sua tomba è stata un frigorifero dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Fino ad oggi mai nessuno ha potuto portare un fiore a Nike Favour and Ankl. Una morte che sconvolse anche la comunità nigeriana che organizzò una manifestazione per dire basta ai soprusi e alla tratta delle donne che vengono dall'Africa. Nessuno ha mai chiesto in Nigeria che la salma tornasse a casa. Nike era sola al mondo. Dedicheremo finalmente delle giuste parole a questa ragazza, spiega Don Enzo Volpe della parrocchia di Santa Chiara, all'albergheria, dove in mattinata si è svolta la cerimonia. A celebrare il funerale, prosegue, sarà il pastore della comunità nigeriana, padre Vivian. A pochi giorni dalla festa delle donne c'è poco da festeggiare, ma tanto di cui prendere coscienza. Trapani, sequestrate dalla Guardia di Finanza 18 tonnellate di droga. La Guardia di Finanza di Trapani ha intercettato ieri, al largo delle isole Egadi, 2 pescherecci con a bordo oltre 18 tonnellate di droga. Dalle prime indiscrezioni pare che la sostanza stupefacente sia hashish, ben confezionata in 700 pacchi pronti per essere smistati per l'isola. Questo carico di droga avrebbe reso sul mercato ben gli oltre 100 milioni di euro. Le 2 imbarcazioni sono state tenute sotto osservazione fin quando, giunte nei pressi del porto di Trapani, sono state abbordate dai militari della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera di Trapani. Sono stati arrestati con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti oltre 25 persone di origine magrebina, tra cui minorenni.
Termina qui questo appuntamento col VG8 7 giorni. Vi ricordo che potete interagire con noi con la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming con il sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Vi ringrazio come sempre per la preferenza, vi auguro una buona domenica e alla prossima settimana. Adesso il meteo. Questo programma è stato offerto da Claudio Conti, vi auguro un buon fine settimana a tutti. Ma ora vediamo le previsioni per lunedì 3 febbraio. Una nuova perturbazione raggiunge il nord, il centro e poi anche il sud. Dalla tarda mattinata piogge temporali un po' ovunque. Ma ora voi il dettaglio con Silvia Caravello. Grazie Claudio, che carino. Veramente andiamo a vedere allora nel dettaglio che cosa ci riserva questa giornata. Lo vediamo insieme attraverso la nostra grafica. Al nord il cielo si copre decisamente nel corso della mattinata e precipitazioni diffuse e forti. Attenzione, nel pomeriggio raggiungono la Liguria centro-orientale e la Lombardia. Fenomeni moderati o forti in trasferimento al nord-est in serata e in nottata. Sarà più asciutto comunque ad ovest e in Piemonte. Al centro il tempo peggiora, vedete, sulla Sardegna verso la Toscana e il resto delle regioni tirreniche, temporali forti e maltempo previsto sull'Alta Toscana, poi in estensione anche al Lazio. Piogge temporali anche sulla Sardegna occidentale, sarà meno piovoso sui settori adriatici, sull'Abruzzese e il Molisano. Anche a sud il tempo tenderà a peggiorare nel corso del pomeriggio in serata, con piogge anche qualche temporale in Sicilia, sulle coste tirreniche della Campania e della Calabria. Sarà più soleggiato altrove e la neve cadrà sulle Alpi sopra i 600-800 metri, in Appennino abbiamo visto sopra i 1000 metri circa. Venti in prevalenza occidentali, molto forti, attenzione, o comunque sostenuti sul Tirreno, più deboli altrove. Vediamo anche le temperature, minime in generale, lieve diminuzione ovunque, con valori compresi tra i 2 e gli 8 gradi. Di giorno prevediamo 8-11 gradi al nord, fino a 14 gradi al centro e vediamo anche 16 gradi al sud. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui per il momento. Grazie per averci seguito. La chiusura la voglio fare insieme al nostro Claudio, che è un gran bel ragazzo, vero Claudio? Cosa diciamo? Che intanto dobbiamo vederci assolutamente al prossimo aggiornamento. Assolutamente. Solo su ilmeteo.it, che è la più grande famiglia d'Italia.